questa canzone purtroppo esige un po' di silenzio. Lo so, non stiamo in chiesa, è bello parlare, vuol dire che si sta bene, vedi, però un po' di silenzio per questa canzone. Fare sta zitti, stai sopra, lancia la roba sopra. Questa è una delle canzoni che sarà, che farà ma io capisco. Ma c'è la radio accesa. No, perché è strano, perché poi so, cioè, perché poi so pure bravo, cioè è strano che uno parla così. Questa canzone sarà contenuta nel prossimo disco che stiamo facendo. Allora, tra l'altro, nel prossimo disco ci saranno molti ospiti, ci sarà Paolo Giovenchi, ci sarà Ficcantoni degli Schiantos, ci saranno molti amici. Tra l'altro ci sarà un altro personaggio che oggi mi ha fatto veramente la sorpresa di essere qua, ed è uno dei più grandi autori italiani, non esagero, e voi ce l'avete qua, sta qua in mezzo a voi, autore di bellissime canzoni, vabbè, Lella, Mia Madre Parla Raffica, La rotta di Cristoforo Colombo, che ha cantato anche Lucio Dalla. Quindi questo applauso lo prolungherei, perché si tratta di Edoardo De Angelis, che sta qua questa sera. Anche lui sarà ospite, ci ha fatto questo bellissimo regalo. E in questo prossimo disco ci sarà anche questa canzone che vi vado a cantare voce e chitarra. Poi dopo potrete anche continuare a festeggiare. Che cazzo c'è da festeggiare, non lo so, questo comunque. Parla un po' della crisi, questa persona che sta sola in casa. La volevo chiamare per l'ultima sigaretta, però poi era troppo triste, allora ho detto vabbè, si chiama per le 7:15 e fa così. Sigaretta sul davanzale e la lasciò cadere con i pugni sulle guance. Si fermò solo un istante per vedere quale effetto avrebbe tratto con l'impatto sull'asfalto del cortile. Però freddo e mal di testa lo costrinse a richiudere la finestra. Dentro il frigo 8 kg di patate pronte pronte surgelate, e poi i piatti da scrostare che imploravano da troppe settimane, e si versò da bere nel bicchiere dove ieri aveva fatto colazione. Giusto due gocce di Jack Daniels, così, per riattivare la circolazione. Fu la puzza dell'immondizia a trascinarlo con mestizia nella stanza. Il silenzio imbarazzante fu interrotto bruscamente dalla pancia, che ululava come un cane, si sentì come svenire, si tuffò sopra una sedia e pensò, anzi un cane perlomeno, per la strada qualche cosa la rimedia. Ticchettava l'orologio nella stanza, l'orologio ticchettava, 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 ticchettava. Colorava la parete, la sua ombra la parete colorava. E caddero gli occhi sul divano, poi tra le penne, le foto, le birre, le cuffie, la radio. Trovarsi con la mano che scavava piano piano nell'armadio.
tirò fuori la cravatta, i mocassini con la giacca li indossò. E si specchiava e sorrideva e non sapeva che faceva e ripensò alle bollette da pagare, alle lacrime da asciugare, disse sì. L'ambulanza arrivò in ritardo per le 7:15 giù di lì. La mattina al funerale c'era il prete sull'altare e 4 amici. Scrisse bene il giornalista un altro nome nella lista dei suicidi. Ma con l'aiuto dei banchieri che sbadigliano sereni negli uffici, lui che era stato sì spolpato, licenziato, senza cassa integrazione, si sarebbe riposato su una cassa con inciso il proprio nome.